andata bene a noi questa volta. Nella prima azione di contropiede, l'Avellino passa. Diaz affonda sulla destra e centra. Per Barbadillo, tutto solo, è facile mettere dentro. L'Ascoli accusa il colpo, stenta a reagire e l'Avellino alla mezz'ora raddoppia. Barbadillo controlla e offre a De Napoli, che scaraventa in gol con l'aiuto del palo. Sul Del Duca scende il gelo della paura, ma l'Ascoli ha un cuore grande così e non si arrende. Accorcia le distanze con Dirceu su punizione e raddoppia i suoi sforzi alla ricerca del pareggio. E quindi tocca ancora a Dirceu inventare il 2-2 con un destraccio dal limite.